Caro clan, bentornati nel canale del Clan del Vichingo. Oggi andiamo ad affrontare un'altra piccola questione, andiamo ad approfondirla, perché molte volte anche sul gruppo Telegram appena aperto, che vi invito ovviamente a venire a partecipare, vi invito ad iscrivervi, qua sotto trovate il link per partecipare e far parte anche del Clan del Vichingo su Telegram, dove parliamo, ci confrontiamo, ci scambiamo idee. È veramente un gruppo fantastico. Ma stavo dicendo, molte volte quando si ha a che fare sui social, quando si ha a che fare tra fratelli, chiamiamoci così, si usa dire la parola skol, skol, questo brindisi. Ebbene, oggi andiamo ad analizzare come veniva vista la bevuta nel mondo norreno, nel popolo vichingo, nel popolo norreno, nel popolo nordico. Bene, molti, e forse qualcuno di voi, avranno visto i corni. Molti di voi ce l'avranno magari a casa, questi corni dove si beve, nei telefilm lo vediamo, anche in Vikings lo vediamo. Ebbene, questi corni erano i bicchieri comuni del popolo? No, no, sfatiamo questo mito. I corni venivano usati nelle festività, nelle celebrazioni solenni. Normalmente avevano dei bicchieri di legno, se non sbaglio, ma qualcuno di voi potrebbe essere più specifico e dirmelo qua sotto nei commenti. Comunque sia, perché si usava bere? Perché la bevuta era vista come qualcosa di importante? Era vista come qualcosa di importante perché faceva sì, almeno credevano, e molto probabilmente è così, che bevendo si aveva questa interazione col mondo delle divinità, quindi essere connesso con gli dèi. Ovviamente, però, non dimentichiamoci anche che nell'Avamal Odino stesso dice che bisogna andare piano, non bisogna ubriacarsi, non bisogna fare uso smodato della bevanda. Ovviamente Odino lo dice nell'Avamal, ma la bevuta veniva vista anche come un momento di quasi trance, perché quando si ha quell'effetto della birra, dell'idromele nel loro caso, anche della birra ovviamente, si ha quell'effetto di ebbrezza. Ebbene, questa ebbrezza faceva sì che si credeva che l'anima, tra virgolette, si staccasse e poteva entrare così più facilmente in contatto con la divinità. Però, c'è un però, c'è un però. Bisognava essere capaci di sostenere questa bevanda, qualsiasi essa sia, non bisognava essere vittima. State osservando la lavagna, magari, state osservando la lavagna dove la parola che significa bere in norreno antico, è drekka. Drekka veniva usata per dire si beve, il bere, l'azione del bere. Però drekka ha anche un altro significato, ovvero consacrare mediante una bevuta. Perché si usava anche questo significato? Perché nei matrimoni, nei rituali, durante i sacrifici, durante i banchetti, veniva usato appunto il bere come consacrare quel momento, come consolidare una promessa, per esempio nel matrimonio, o come dire questo lo offro a te, Dio, nel senso di Odino, Tyr, Freya, lì dipendeva dal tipo di rituale che si stava facendo. Questo lo offro a te in segno di gratitudine e in segno di onore, per onorarti. Quindi la bevuta non era vista come un semplice facciamo bordello, non era visto come noi siamo abituati a farci la serata al pub per dire ok, stasera mi sbronzo, mi sballo e vaffanculo, scusate la parola. Ma era visto come un qualcosa di più solenne, un qualcosa di più alto, di più profondo, una connessione con gli dèi.
e in quei casi si usava il corno. Prima vi ho accennato l'ebbrezza. Ebbene, l'ebbrezza si raggiungeva quello stato fisico e mentale, perché si credeva anche, nonostante tutto quello che vi ho detto, oltre a tutto quello che vi ho detto, si credeva anche che il bere rigenerasse la vita. Però, ripeto, sia nell'Avamal che nelle credenze si diceva non devi esserne vittima. Quindi questo non è un video per dire bevete, 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 tipo i griffin confumate. Era solo per sottolineare un aspetto che molte volte si vede nei telefilm, molte volte ci si scherza sopra, ma era un atto molto solenne. Come sempre, le informazioni le prendo da I Miti Nordici. Se volete, qua sotto nella box info trovate appunto il link con un po' di sconto se lo volete acquistare. Dal clan del Vichingo è tutto, ci vediamo ad un prossimo video.